Non spegnermi. Io ho messo. No, sì, acceso, sì, lo stesso. Fuori. Buonasera, questa nuova puntata della Tribuna Politica. Abbiamo tanti ospiti qui, portavoce del PDL Cicchito, il ministro dell'interno Catricalà e Pauta. E dove è andato? Che non c'è. Rifacci la battuta che hai. Quale battuta? Di spazzolone. Di spazzolone? Allora, no, faccio un'altra battuta. No, no, fai quella che hai fatto. Ah no, no, ma non me la ricordo più io. Ma come no, dai. Figurati. Ma alla fine, qual è l'unica via? Il pozzo. Quale pozzo? Quale pozzo? Buonasera, benvenuti bellissimi della Padania. Oggi vediamo film molto adatto per grandi e piccini, pieno di risate. Allora, ricapitoliamo. Tu e lui cosa siete? Allora, come vi definite? Allora, sì, sì. Allora, uno, passiamo di qua, che siamo 3-3. Aspetta, rifai la scena. Che vuoi? Aspetta. Il bastone. Ehi, amico, guarda che con questo faccio male. Chi sei? Vengo a ti riconoscere. Vengo in pace, socio. Di nuovo. Vengo in pace, socio. Altro. Vieni con me. Che ti devo portare alla fabbrica a farti vedere. No, no. Nilo, Andrea, ci svelerà come ha avuto un incidente Sara. È caduta dalla bici. È caduta dalla bici. Perché il sceneggiatore ha fatto cadere dalla bici Sara? Perché dunque sono una scena molto difficile da fare e credo che in sé racchiuda molti significati, ma lo scoprirete solo guardando. Minutaggio? 15 minuti. C'è la possibilità di sbagliare. Sono in diretta. Spazzolone era lì, sapevo già. Il vecchio spazzolone. Dai, falla. No, quella no. Era notte. Era notte. Lo sapete qual è il DJ arabo più famoso? Buongiorno. Alla console. Il mamarebbe.